Secondo me distruggerò la GoPro oggi. È tutto questione di riflessi. Come vedete, mi trovo in un kartodromo spettacolare, esattamente all'Ario Motorsport, qui a Colico, sia indoor sia outdoor. Un chilometro di pista dove potete venire tutti i giorni a girare anche voi con tutti i kart rental. Però oggi, come avrete intuito, non girerò col rental perché il buon Alessandro Giardelli, anche lui pilota Porsche, e... Porsche Carrera Cup Italia, secondo anno quest'anno. E va forte. Gireremo insieme oggi con il kart a marce. KZ qui dentro e lì fuori. Esattamente con lui. Adesso vi spiego perché distruggerò, secondo me, la GoPro. E oggi, come vedete, la pista è chiusa, quindi è una cosa che non viene mai fatta, girare con un KZ in una pista indoor come questa. Come vedete, lì dietro c'è un tornantino, una salita che col kart a noleggio non si salta, ma con il KZ si fa un bel salto, come possiamo vedere qua dai segni che ci sono per terra. E dovremmo riuscire a trovare la giusta posizione per la GoPro, sennò purtroppo andrà distrutta. Quindi la GoPro la metterò qua circa e proverò a saltarla, che il buon Luca Salvadori non c'è riuscito, quindi adesso parte la sfida. Eh sì, purtroppo la GoPro di Luca era andata distrutta. Distrutta. Morta? L'abbiamo persa, mi sa. Però prima di assaggiare il KZ, col buon Ale faremo qualche giro con... con i kart da noleggio, ci andremo a allenare un po' per così per imparerò la pista. La pista a fede. Quindi Ale, adesso ti seguo e mi insegni un po' la pista. Ok, cerco di seguirlo. Che bella! È una salita. Non mi molla! Incrocio! Vai troppo forte tu! Vai troppo forte! E adesso il grande momento è arrivato, però prima tocca a lui. Pronto Ale? Prontissimo. Quindi ora è il mio turno, consigli. Consigli tenerlo sempre su di giri, okay. Attento al salto i primi giri e attento alle barriere, però comunque so che potrà andare bene. Però il challenge del salto lo facciamo dopo. Finite di guardare questo video perché ne varrà la pena. Ora è arrivato CRG KZ10C. Buon pilota, pilota non buono. Vai. Oh, una cosa che sognavo da tempo, fare quello che sto per fare adesso. Vediamoci a mano, cerchiamo di non spaccare nulla. Ok. Oh sì! Che bello, 50 cavalli! Quasi salta! Oh! È tutta questione di riflessi! Ci deve essere millimetrici!
Ho salito, oplala! E si salta! Più al torrentino, grande staccata! Non è che riesco a parlare tantissimo! Sacrifichiamo, diamo gas! Lo dovevo usare prima di correre a Monte Carlo anni fa! Mi sarebbe stato molto utile! Portiamoli rispetto! Portiamo rispetto anche al mio fisico perché è durissimo! Bellissimo! Bellissimo allenamento soprattutto! Stupenda! E pista! Stupenda! Ah, direi molto, molto bello! Emozione ed esperienza unica! Grazie a loro! Papà e figlio! Bellissimo! Mi ricorda Monte Carlo quando correvo con la World Series. Uguale. E fai bene ad allenarti qua perché i riflessi, gli avambracci, le spalle. Grande allenamento. Bravo Ale. Ora andremo solo per la sfida. Sai che mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. Mi è venuto in mente Monte Carlo in World Series 2009-2010 e Baku in GT3. Sì, infatti la pista è soprannominata la Monte Carlo del karting per questo, perché bellissimo. Guidare un KZ qua è un po' come guidare a Monte Carlo con le formula. E adesso ti faccio una proposta in live. Io ho un kart del 2010, un CRG, non lo uso. Se te lo portassi qui? Sarebbe perfetto e potremmo creare molti contenuti. Magari, venirmi a allenare. Adesso andiamo a fare il salto. Certo. Challenge aperta. Andiamo dopo calcoli di anni, secoli, millenni. Dove la mettiamo la telecamera? Questo. Ok, lì. Io ve lo dico, lo faccio per voi, ci provo, però è solo per voi. GoPro 6. È giusto, Ale? Non lo so. Scaldiamo tutto di nuovo e proviamo la challenge. Manca poco, manca poco, manca pochissimo. Ce l'ho fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, mi sa! Olè. GoPro sana, kart sano, pista sana, piloti sani, obiettivi io. Completati. Obiettivi completati. Grazie mille, Ale. Grazie a te. Quindi porterò il mio kart qua, quindi ci alleneremo insieme con 2KZ. Sì. Ci vediamo qua, io vi lascio tutti i link del kartodromo di Ale, che ha un bellissimo profilo Instagram. E quindi alla prossima. Ciao. Ciao.